Massimiliano Consenti, Maldin Hamzai, Hamzai di Valona, albanese, si allena con Mario Zanotti, il nostro Blade Runner con la Pro Fighting di Bologna. 14 match da professionista, 10 vittorie, 3 sconfitte, un pareggio, mentre Consenti di Ancona, classe 89, si allena con Donato Cotrufo. 2 match da professionista, entrambi persi. Non fatevi ingannare però da questo score solo apparentemente scarno, perché da dilettante Consenti ne ha disputati 15 di incontri con 14 vittorie e una sola sconfitta. È stato campione italiano full contact per la WFC proprio quest'anno, titolo raggiunto. Quindi Consenti sta veramente facendosi largo nel mondo dei professionisti, prime esperienze che possono anche coincidere, Fabrizio, con naturali sconfitte, ma non c'è nulla di particolarmente strano in questo, direi. Assolutamente no, tra l'altro Consenti del team Cotrufo, Andrea, che vedremo combattere stasera nella stessa serata, Andrea, e contro Giannasi Fabio. Siamo nella categoria 83 kg. Buona adesso l'azione da parte di Consenti. E non si smentisce, Andrea, il team di provenienza. Potente Consenti con un pugilato veramente notevole per quel che riguarda la potenza sprigionata dei colpi. Hamzai ha scosso le braccia per dire non ti ho sentito, non è successo nulla, però in realtà si vede anche una differenza dal punto di vista fisico, più compatto e potente il suo avversario e Consenti. Più longilineo invece Hamzai. Siamo ancora alle fasi di conoscenza, è passato poco più di un minuto, quindi Hamzai deve ancora capire, deve ancora fiutare l'avversario e ha tentato il colpo di incontro con il destro. Molto potente ancora Consenti, deve però stare attento a non esporsi ai colpi d'incontro, alle repliche di Hamzai. Allora, Baccolini molto esplicita nella sua mimica, Fabrizio. Puoi afferrare la gamba, portare un colpo e la devi mollare immediatamente, non è una cosa che può essere ovviamente trattenuta la gamba come nella Muay Thai, importante. Tre colpi di braccia per Consenti, una bella ginocchiata invece per Hamzai. Hamzai non ha trovato proprio un avversario facilissimo questa sera, perché ha voglia di fare, di essere sul ring Consenti. Si chiude questo primo round, ed è un primo round equilibrato in cui comunque l'atleta del team Cotrufo ha lavorato bene con i colpi di pugilato, dall'altro lato però un Hamzai molto ordinato nelle risposte con i pugni e lo kick e delle buone ginocchiate a segno. Serviranno ancora i prossimi due round a decretare il vincitore, perché ancora non si delinea. Qui da subito guarda che potenza Consenti e poi la precisione però di Hamzai con le ginocchia e lo kick. Categoria meno 83 kg come vedete dalle grafiche. Molto alto e Hamzai, mentre Consenti si è compatto, concentrato. Potente.
ha fatto bene ora con una grande lettura tattica a mio parere Anzai, perché a colpire con il low kick, perché sta girando con Senti sul lato ovviamente sbagliato, se così vogliamo dire, cioè sulla destra di Anzai, che ora usa anche un bel montante. Di solito quando ci troviamo davanti ad atleti che sono destri come noi, si cerca di girare sul pugno meno forte dal lato, quindi ad esempio destro, non si va mai incontro al pugno forte del nostro avversario, proprio perché in quella fase la cosa principale da fare è tirare dritto e tagliare la strada con il low kick. Ha sentito il low kick di Anzai ora, però consenti, non devi incassarne troppi. Se fossi Andrea in Anzai punterei molto sono il low kick. Dall'altro lato invece consenti, dovrebbe cercare di insistere sempre con il pugilato come sta facendo, ma di coprirsi bene, di non incassare troppi colpi, perché i low kick di Anzai sono comunque velenosi, fastidiosi e possono veramente compromettere il nostro match, in quanto quando hai poi Andrea come soluzione il pugilato soprattutto, è chiaro che le gambe per te sono una parte importante, fondamentale, perché ti coprono ovviamente l'azione di braccia, ti devi poter spostare per colpire. Al momento in cui incassi 3-4 low kick le gambe non rispondono più come quando sei fresco, e in quel caso le cose si mettono veramente male perché non hai altri colpi nel tuo repertorio. Bella presa ora per Anzai, che poi lavora la ginocchiata. Ultimi 40 secondi di questo secondo round. Sì, dove Anzai può senz'altro combattere in maniera più intelligente. Bellissimo Andrea questo sì. High kick che ha centrato consenti. Questo è un KO che però, ecco l'arbitro Baccolini adesso conta, ma è arrivato proprio in chiusura. Provvidenziale questo colpo per Anzai, fa aumentare a questo punto il vantaggio acquisito nel corso del round, dove già lo vedevo vincitore. Questo secondo round è a mio parere quindi pienamente per Anzai. I colpi di consenti sono potenti, arrivano parzialmente a segno questo high kick. Vediamo ora se è tutto a posto per l'angolo di consenti. Cotrufo ora esce e terza ultima ripresa. Ci aspettiamo un consenti molto aggressivo, preciso, che cercherà di fare il tutto per tutto, di gestire sì questo match ma con intelligenza per poter chiaramente colpire e andare a segno. Ultimo round con il vantaggio in questo momento di Anzai. Tre colpi di braccia per Anzai e poi c'è la chiusura in clinch da parte di Consenti. Cercato nuovamente l'high kick in maniera molto intelligente Anzai, è molto sciolto, pulito tecnicamente questo atleta. Viene avanti invece Consenti cercando il pugilato dalla distanza lui più congeniale, cioè la corta. Bello il montante ora pulito di Anzai nella guardia di Consenti. Azioni pulite ora da parte di Anzai col ginocchio. Ultimi 2 minuti ora di questo terzo e decisivo ultimo round. Jab, low kick, taglia la strada a Consenti, che lo ha sentito Andrea, il low kick è stato sempre uno dei colpi migliori di Anzai, che lo lavora nuovamente, la gamba di Consenti è visibilmente arrossata. Va bene Anzai comunque, ecco ancora qui il low kick. E guarda Andrea come adesso arretra proprio Consenti, ci sono le basi per il conteggio e
così è perché zoppica visibilmente, consenti. Questi sono i colpi, Andrea, che ti tagliano la strada e, come abbiamo già detto, potevano essere, sono sicuramente i colpi su cui Anzai doveva fare affidamento. Così è stato, molto intelligente. Ora abbassa la testa pericolosamente, consenti, ginocchiata ora nuovamente a segno. Questo può diventare veramente un match difficile in quest'ultimo minuto, Andrea, di questo terzo round per consenti, perché Anzai ha diverse soluzioni. Se forza il low kick, sa che può finire il match anzitempo. Se cerca la ginocchiata, può ovviamente cercare di finire d'incontro con un KO spettacolare il match. Non insistere col pugilato, perché consenti invece è comunque pericoloso e velenoso. Lavorerei con il low kick e starei tranquillo. Infatti, come vedete, alza la gamba, ma appena la riappoggia a terra va subito a lavorarla Anzai. Ultimi 30 secondi, vedremo se gli cederà almeno l'onore delle armi Anzai, o se invece insisterà anche in questi ultimi 20 secondi con il low kick. Viene ora in avanti Anzai, arretra, consenti che riesce a legare dopo questo middle kick. Ultima proprio frazione con la vittoria di Madian Anzai, però dobbiamo dire che consenti, anche se è arrivata per lui la terza sconfitta su altrettanti incontri, farà tesoro di questo match. Ha capito comunque che non si può affidare soltanto alla tecnica e alla potenza, ma anche alla tecnica e anche a un certo tipo di tattica, che non si possono soltanto lanciare delle bordate per quanto lui possa essere potente, ma deve essere anche un po' più attendista, Fabrizio. Le qualità ci sono. Sono mancate un po' le gambe, a mio parere, a consenti. Doveva forse, deve magari lavorare più su questa soluzione, la soluzione in combinazione.